Milana, le immagini delle telecamere di videosorveglianza si concentrano su Rogodore e immortalano gli ultimi minuti della vita di Giovanni Gianni Sala. 34 anni. È morta all'ingresso del quartier generale del Cielo nella notte tra il 19 e il 20 agosto dopo essere stato bloccato by two vigilantes. Ora indagato per colposo. Dal video nelle mani degli investigatori è possibile ricostruire l'ultima mezz'ora di vita della stanza. La sua agonia. Perché, dopo essere stata placcata da uno degli ufficiali di sicurezza, il Palermo da 34 anni crolla a terra, immobilizzato dai due vigilantes. Non si alza, finché infiniti pochi minuti dopo. Non mostra segni di vita. Nel momento in cui è placcato mentre si cercava di entrare nel quartier generale del Cielo. Nel momento in cui tu vedi un'ambulanza apparire dalle telecamere. Passa quasi mezz'ora. Sarebbe decisivo capire e questo non rivelare le immagini quando si chiamavano esattamente il salvataggio e quanti minuti dopo arrivò l'ambulanza. Sfortunatamente, a quel punto non c'era più nulla da fare per la stanza. I primi dubbi non sarebbe di asfissia. Né sul suo corpo sono stati trovati fratture al petto. Probabilmente come droghe per entrare negli Sky Studios. A mezzanotte e 29 minuti, 34 anni che vaga in una confusione e cerca di entrare nel quartier generale del Cielo viene atterrato per la prima volta. Trascinati sul marciapiede. La stanza si alza e se ne va. Ma torna dopo solo 3 minuti. Proprio per entrare ed è placcato una seconda volta. In modo decisivo. Beate la testa. Per 7 minuti interminabili viene tenuto fermato con un ginocchio contro la sua schiena. Finché si spegne e, a quel punto, uno dei dipendenti disperatamente cerca di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Sfortunatamente. Inutile. A mezzanotte. 43 minuti e una manciata di secondi secondo il tempo della telecamera che registra non si muove. Più, l'arrivo dell'ambulanza si rivelerà inutile. Gianni. A quel punto. È già morta. La sua famiglia chiede ad alta voce la verità su ciò che è accaduto. 34 anni. Nati a Palermo. Precedenti per lo stalking. Un problema con le droghe. Una vita perpetuamente al limite. Quella Giovanni Sala. Tra le dipendenze e la ricerca si è rivelato impossibile un nuovo equilibrio. Ha vissuto per anni. Stazione Luino. Nella provincia Varese. E droga Rogodito. A pochi passi. Ha trovato la sua morte. Al momento di VC. 46 anni. Il vigilante che atterra e immobilizza il giovane IL ginocchio aiutato dal suo collega ES. 64 anni. È stato temporaneamente sospeso dal lavoro e indagato per colposo.